Lo sapevi che ci sono due tipi di bruxismo? Un tipo riguarda il digrignare e stringere i denti mentre si è svegli e l'altro durante la notte, chiamato anche bruxismo del sonno. Spesso il digrignare i denti durante il giorno si verifica quando sei sotto stress, provi ansia e è diventata semplicemente una cattiva abitudine. Il bruxismo del sonno, invece, è considerato un disturbo del movimento correlato al sonno e spesso le persone che ne soffrono tendono anche a russare e soffrire di apnea notturna. Mentre è comune negli adulti, alcuni ricercatori stimano che il 20-30% dei bambini digrigna i denti e hanno anche trovato una relazione diretta tra la presenza di un disturbo d'ansia e l'esordio del bruxismo, indicando che come gli adulti l'ansia può causare i sintomi caratteristici del digrignamento e rumore di stridore dentale. I segni del bruxismo includono quando svegli il tuo partner addormentato a causa di forti rumori di digrignamento e serraggio, oppure se i denti sono fratturati, scheggiati, allentati o piatti, quando lo smalto dei denti si consuma in modo irregolare e se i denti diventano sensibili al caldo, al freddo e ai dolci. Ci può essere anche un dolore al viso e magari senti che i muscoli della mascella sono stanchi o tesi. Potresti avvertire un dolore all'orecchio, un mal di testa localizzato nelle tempie e anche dei segni evidenti sui lati della lingua. Per smettere di digrignare i denti quando sei affetto da stress o ansia, è imparare a gestirli. Sia i bambini che gli adulti possono beneficiare di tecniche come l'esercizio fisico regolare, la meditazione, lo yoga. Naturalmente una dieta sana ed equilibrata è importante. Anche aumentare l'assunzione di vitamina C può essere utile, poiché viene utilizzata dalle nostre ghiandole surrenali, influenzando la risposta allo stress. È anche essenziale nella produzione di dopamina, che aiuta a regolare gli stati d'animo. Gli alimenti ricchi di vitamina C includono il guava, ribes nero, peperoni rossi, kiwi, peperoni verdi, arance, fragole, papaya, broccoli e cavoli. Una possibile carenza di magnesio può causare ansia, irritabilità, insonnia, irrequietezza ed iperattività. La vitamina B6, chiamata anche acido pantotenico, può essere particolarmente utile quando si vuole superare il bruxismo. Iniziare con un umore equilibrato è prioritario per ottenere i risultati migliori. La pianta della valeriana è stata usata come sedativo naturale e per trattare l'ansia da tempi antichi. La radice di valeriana ha dimostrato un miglioramento della qualità del sonno senza riportare effetti collaterali. Ed ora vediamo insieme i tre fiori australiani più indicati nel bruxismo. Il primo è Black Eyed Susan, per la gestione dello stress, aiuta a rallentare e a trovare quello stato interiore di pace e di calma. Crovia è l'essenza che allenta le tensioni, riduce l'ansia e promuove il rilassamento a tanti livelli. Ed infine Red Grevillea agisce sulla giunzione temporomandibolare, migliorando la funzionalità della mandibola e la masticazione. Se questi contenuti ti sono stati di aiuto, condividili pure con le persone che ami. Grazie per il tuo ascolto e a presto!